Ciao ragazzi e benvenuti sul canale di My Matematica. Oggi vediamo che cos'è la funzione seno. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Mi raccomando, prima di partire, se questi contenuti vi stanno piacendo e sono di vostro gradimento, vi stanno aiutando, insomma, non dimenticate di lasciare un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella. Video dedicato alla trigonometria e goniometria, per la quale vi lascio qua su in alto la playlist per accedere proprio a tutti questi video. Andatevi a vedere tutti i video precedenti per capire bene il seguente. Ho fatto un video, proprio la lezione precedente a questa, in cui spiego qual è il senso delle funzioni goniometriche, perché se esistono, da dove nascono, è un video fondamentale, altrimenti oggi non si riesce a capire che cos'è sta benedetta funzione seno. Ma insomma, bando alle ciance e cominciamo. Vi provo ad insegnare a spiegare che cos'è questa benedetta funzione seno. Come si fa a capire? Allora, come al solito abbiamo la nostra circonferenza goniometrica disegnata nel piano cartesiano, centro nell'origine, raggio 1. Come vi ho detto in un video precedente, quando disegnate la circonferenza prendete sempre tre quadretti del vostro quaderno e provate a disegnarla. Questo sarà molto importante, però ve lo continuerò a ripetere. Allora, adesso che cosa faccio? Mettiamo sopra questa circonferenza un punto. Nel video precedente abbiamo spiegato che per stabilire la posizione di un punto ci basta semplicemente conoscere l'angolo. Non siamo entrati troppo nel dettaglio, ma insomma abbiamo fatto vedere dal disegno che vedete che se io collego il punto P con il centro della circonferenza, quindi vedete ho creato il raggio, qua si è venuto a formare in senso antiorario, vedete lo sto facendo in blu, un angolo alfa. A seconda che quest'angolo possa variare o meno, cambierà la posizione del punto sulla circonferenza. Adesso andiamo per un attimo a porre l'attenzione su questa parte, quindi sul fatto che io prendo il punto P e lo porto così, lo disegno in questo modo. In questo modo, se voi vedete, ho tracciato una linea verticale, dopodiché traccio, porto il punto P verso sinistra, quindi verso l'asse delle X, lo faccio tratteggiato. Qui chiamiamo questo punto, cambiamo colore, lo chiamiamo H, ok? E qua mettiamo la O. Vedete, OH, che cos'è? Impariamo i nomi. È la proiezione ortogonale di P, quindi del punto P, sull'asse Y. Ok? Cioè noi abbiamo preso questo punto e l'abbiamo schiacciato verso l'asse delle Y, ortogonalmente, quindi significa qui dove c'è il punto H, vedete, c'è un angolo di 90 gradi, ve lo scrivo piccolino. Ok? Quindi, come vedete, questa altezza OH è la stessa che ho fatto colorata in questo strano colore arcobaleno, ecco. È la stessa altezza. Adesso ve la ripasso con un colore un po' più acceso, così ci prestiamo l'attenzione. Vedete questa altezza che sto colorando? Ok? Questa altezza è, io la chiamo altezza, ma è un segmento, è la proiezione ortogonale, quindi ripeto, questa è la parola chiave che dovete imparare, proiezione ortogonale di P sull'asse Y. Ecco, che cos'è la funzione seno? La funzione seno è proprio questa. Quindi se io dico il OH, questa proiezione, nel mondo della trigonometria lo indicheremo in questo modo, come seno, che si scrive sen, di alfa. Quindi, che cosa ci sta insegnando la funzione seno? La funzione seno, ricordatevi qual è l'obiettivo, perché se vi dimenticate quello è finita. L'obiettivo è stabilire la posizione del punto. Per stabilire la posizione del punto P, vedete, ho bisogno di una X e di una Y. OH è proprio la Y del punto P. Quindi io posso dire che il seno di alfa è uguale alla y del punto P. La funzione seno applicata su un angolo mi restituisce l'altezza, quindi l'ordinata, la y di un punto.
là. Il seno corrisponde alla y del punto, alla proiezione ortogonale del punto sull'asse delle y. Con questo, ragazzi, il video finisce qua. Spero, insomma, non ci siate rimasti troppo male. E vabbè, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!